faccia. Oh Amen. Dio di Giacobbe. Alleluia. O porte, alzate i capi. Alleluia. Amen. Siamo qua nelle strade di Milano, nei pressi del Duomo. Il re di gloria. Amen. Questa città, queste vie. Chi è questo re? Pieni di peccatori, pregate, carissimi. Alleluia. L'Eterno forte, potente. Oh, rabababababa, Zoa. Potente. Re che in battaglia. Amen. Forte. Alzate i vostri capi e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il re di gloria. Amen. Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che in essa, il mondo e i suoi abitanti, perché egli l'ha fondata sui mari, l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? In altre parole possiamo dire: chi salirà verso il regno dei cieli? Chi arriverà in quel luogo santo? Chi potrà raggiungere la presenza del Dio Altissimo? E poi il salmista, ispirato dallo Spirito Santo, dice: coloro che hanno le mani pure, gli uomini innocenti di mani e puri di cuore. Ma purtroppo oggi la maggior parte degli uomini hanno le mani macchiate di sangue, le mani sporche con il peccato, con le cattive azioni, con i cattivi comportamenti. Oggi la maggior parte dell'umanità ha un cuore contaminato dall'odio, dall'impurità, dai cattivi desideri, cattivi pensieri, perché il peccato vive nel cuore dell'uomo. Gesù Cristo dice: nel cuore dell'uomo ci sono i cattivi pensieri, nel cuore dell'uomo c'è l'omicidio, la menzogna, il furto, la cattiveria, l'idolatria, l'orgoglio. Nel cuore degli uomini che vivono lontano da Cristo c'è il diavolo che domina, c'è il male che governa il cuore degli uomini. Ma Gesù Cristo dice: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Il Dio ha mandato Gesù Cristo nel mondo per purificare i nostri cuori, per liberarci dal cuore di pietra, affinché possiamo avere un cuore nuovo, un cuore puro, un cuore illuminato dalla sua grazia, perché soltanto coloro che hanno un cuore puro potranno entrare nel regno di Dio, potranno salire nel monte del Signore, in quel luogo santo, in quel luogo meraviglioso, pieno di luce, di gloria e di maestà. Non si può entrare con un cuore malvagio. In quel luogo meraviglioso che è nei cieli, nel regno di Dio, non puoi entrare con un cuore corrotto, un cuore contaminato, ma ti devi pentire. Beato l'uomo, dice nei Salmi, il cui peccato è stato coperto. Beato l'uomo, il cui peccato è stato perdonato. Beato l'uomo, al quale il Signore non imputa l'iniquità.
città, ma purtroppo oggi la maggior parte degli esseri umani sono colpevoli dell'iniquità e sono sotto il giudizio di Dio, sotto l'ira di Dio, perché chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi vive nel peccato è morto spiritualmente. Devo fare ancora il patto con Dio. Chi vive nel peccato è separato da Dio, perché il peccato ci separa da Dio. Dio è santo, ma l'uomo è peccatore, e l'uomo peccatore non può avere contatto con Dio, perché Dio è santo. Amen, alleluia. Amen. Dio è meraviglioso, Dio è puro, Dio è perfetto, Dio è il re della gloria, Gesù Cristo è la vera luce. Amen, alleluia. E gli uomini malvagi che vivono nel buio, nelle tenebre, non possono comprendere la sua luce. Gli uomini malvagi pensano che queste parole che sto predicando siano follia, siano una invenzione, una favola, ma sei tu che non capisci, sei tu che sei nel buio, perché la tua mente carnale non può intendere le meraviglie del cielo, la tua mente peccaminosa non può comprendere la santità, la tua mente piena di bugie e di cattivi pensieri non può capire la verità. Tu hai bisogno di un intervento di Dio. Quando Gesù Cristo era sulla terra, Gesù Cristo con il tocco della sua mano guariva i lebbrosi. Alleluia! Gesù Cristo soltanto con un tocco della sua mano guariva i ciechi, guariva i lebbrosi, scacciava via gli spiriti immondi, liberava i posseduti, liberava gli infermi, guariva i peccatori, perdonava le prostitute. Ed è questo quello che l'umanità ha bisogno, del tocco della mano, Signore, alla luce di Cristo. Lui è più potente di ogni arma al mondo. Tu hai bisogno del tocco della mano del Maestro. Amen. Amen, del Messia che ti vuole liberare dalle tue piaghe, dalle piaghe che hai nell'anima. Alleluia! Dalla fetida piaga del peccato! C'è il fuoco, è la verità, è la verità. Sgurrita questo demone! Dalla fetida piaga! Leggi la Bibbia! Leggi il Vangelo! Dell'incredulità! Gesù ti illuminerà! Gesù ti ama! Dalla ribellione! Dalla perdizione! Tu hai bisogno del tocco! Alleluia! Della mano del Maestro! Rabababa sua! Mantieni un attimo. Quando Gesù Cristo, alleluia, era sulla terra, lui guariva i lebbrosi, lui guariva i ciechi, con il tocco della sua mano. E oggi tanti uomini, donne sono ciechi. Essi non vedono le cose spirituali, essi non vedono la realtà della Bibbia, essi non vedono la luce di Cristo risorto. Sono ciechi che barcollano, nel buio della perdizione, nel buio del peccato. Quante persone sono ciechi? Essi non vedono la verità. Essi non vedono la verità del Vangelo.
delle sacre scritture. Amen, gloria a Dio. Del Signore, ma la parola di Cristo, la parola di Gesù è come un balsamo che può guarire quella malattia spirituale che ti impedisce di vedere. La parola di Cristo è un balsamo per l'anima, alleluia. Gesù ti vuole guarire. Gesù ti vuole guarire. Gesù ti vuole sanare dalla lepra. Gesù Cristo, quando camminava sulla terra, guariva i lebbrosi. E ancora oggi Cristo ti può guarire. Amen. Cristo ti può sanare. Cristo ti può dare un cuore puro. Ti può liberare dalla malattia che hai nell'anima, dalla malattia che hai nel cuore, la malattia del peccato. Gesù ti vuole guarire. Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole sanare. Dice la Bibbia, alleluia. Dice il Signore: io toglierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Vi darò un cuore nuovo. Gesù ti vuole dare un cuore nuovo. Se oggi ascolti la sua parola, non indurire il tuo cuore, non disprezzare la parola del Signore, perché la parola del Messia è l'acqua della vita. Amen, gloria a Dio. È il balsamo di guarigione divina. Amen, alleluia. Gloria a Dio. È il balsamo che guarisce le piaghe dell'anima, le piaghe del cuore. È il balsamo che può guarire il tuo cuore e ti può far diventare una nuova creatura. Alleluia. Alleluia. Amen. Una Amen. Nuova persona. Puoi ricevere il perdono dei peccati, perché il peccato è una piaga mortale nel cuore dell'uomo. Il peccato è la rovina, è la vergogna dei popoli. Jesus wants to heal you. Jesus wants to set you free. Amen, alleluia. Free from darkness. Amen, alleluia. Free from sin. Free from the condemnation. Jesus is the healer of your soul. If you believe that he is the Savior, he is the Son of God, the Messiah, you will receive the healing. Hallelujah. In your soul, in your heart. Amen. Oh, Amen. Alleluia. Alleluia. Pregate, fratelli, c'è bisogno. Se tu credi, se tu credi che Cristo è il Salvatore, il Messia, il Figlio di Dio, che morì alla croce per salvare i peccatori, se tu credi questo, lui ti guarirà dalla piaga mortale del peccato, lui ti libererà dalla condanna eterna, lui ti libererà dall'inferno, lui ti perdonerà, ti darà un cuore nuovo e tu sarai beato. Oh, 14, gloria. Tu sarai beato. Alleluia. Pregate, fratelli, intercedete. Beati coloro. Guardate quante anime ci sono. Che credono. Che il Signore abbia pietà, fratelli. Ci mette l'unzione in noi e ci dà compassione. Credete di predicare questo Vangelo. Amen. Di potenza. Che sarà
Alleluia. Avvicinatevi a Dio, dice Amen. La Bibbia. Così dice la scrittura. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Purificate i vostri cuori, o peccatori, perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Peccato del mondo. Stefano, puoi leggere un altro brano, sì, qualcosa, un Amen. Salmo. Amen, certo. Leggi un salmo. Alleluia. Così la gente sente la parola di Dio. Dice la Bibbia. Nel Salmo 32. Dio benedica questo caro giovane che stavo Alleluia. Citando poco fa. Pregate anche per lui. Alleluia. Salmo che conosce 32. Il Signore. Conosce la parola del Signore. Quelle anime che ci stanno registrando. Dice così la santa parola di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Beato. Beato. Colui la cui trasgressione è perdonata. Amen. Beato l'uomo il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno. Carissimi, in base a queste parole il Signore ci parla a ognuno di noi, siate voi credenti o non credenti, questa parola vale per tutti. Beato l'uomo che non ha l'inganno dentro di sé. Il Signore non vuole che dentro di noi ci sia l'inganno, la menzogna, la falsità. Il Dio vuole che siamo sinceri. Amen. Che siamo puri. Alleluia. Che abbiamo un cuore trasparente. El Kadosh. Ma oggi Adonai. La maggior parte degli uomini Amen. Ha un cuore contaminato. Ma Israele. La maggior parte Alleluia. Delle donne. Dio ti benedica. Anche hanno a te, un cuore Mando un saluto. Saluto a tutti, che Dio vi benedica, fratelli. Baruch atah Elohim. Veish berecha. Amen. Alleluia. Amen. Preghiamo per questo caro, che è un'anima che Dio ha un grande Amen. Piano con la sua vita. Amen. Tante volte predicando a Milano ci siamo incontrati. Ma Gesù lo sta chiamando, lui a volte non vuole ubbidire, ma Dio ha una chiamata. Amen, amen, preghiamo. Amen. C'è il tocco dello Spirito. Mi chiamerà altro con potenza nel nome del Signore. Amen, amen, amen. Alleluia. E che Dio vi benedica tutti. Dobbiamo uscire tutti, fratelli, a predicare il Vangelo. Amen. Amen. Kadosh. Il cuore degli uomini, purtroppo, lontano da Cristo, è un cuore contaminato dalla sporcizia del peccato. Nel cuore degli esseri umani che vivono lontano da Gesù c'è la sporcizia del peccato, i cattivi sentimenti, i cattivi desideri, i cattivi pensieri, l'invidia, Amen. L'odio, l'ipocrisia. Ma Cristo vuole purificare il tuo cuore. Ecco perché la scrittura dice nel libro di Isaia: volgetevi a me, guardate a me, voi tutte estremità della terra, e sarete salvati. Guardate a me, dice il Signore, guardate a Cristo. Guardate la sua croce, alla sua croce dove egli morì. Ma non parla di una croce di legno che appendi al muro o che porti nel collo o che vedi sopra certi edifici. Non è quella la croce, ma la croce è il sacrificio di Cristo. Quanti dicono amen? Amen. La croce è la verità,
che lui morì per noi, care anime, care donne, cari uomini. Ricordatevi della verità, che Cristo morì per noi, morì per voi, per liberarci dal giudizio futuro, dall'ira a venire, dalla condanna che verrà sulla terra, perché questa terra malvagia, corrotta e maledetta sarà giudicata dal Dio onnipotente, come avvenne ai giorni del diluvio. Gli uomini mangiavano, bevevano, si divertivano, pensavano ai piaceri della carne, ma si erano dimenticati di Dio. La terra era piena di violenza, di malvagità, di cattiveria ai giorni di Noè, i giorni che precedettero il diluvio. Erano giorni malvagi e Dio dovette giudicare quella generazione, dovette mandare il diluvio per ripulire la terra. Ascoltate, per ripulire la terra. E così avverrà negli ultimi tempi. L'unico rifugio si chiama Gesù Cristo, l'unica speranza per ognuno di noi si chiama Gesù Cristo, l'unica salvezza è il Messia. Amen, il Vangelo, alleluia. Il Figlio di Dio. Lode e l'onore al nostro Signore. Ai tempi del diluvio, Dio disse a Noè: costruisci un'arca di legno. Amen. Quell'arca di legno rappresentava la salvezza dal diluvio. Ma oggi non c'è un'arca, c'è una croce di legno. La croce dove Cristo morì per salvare i peccatori. Avvicinatevi alla verità di Cristo. Di Cristo che morì per noi. Care anime, non vi perdiate nel mondo. Come ti chiami che non lo so? Bruno. Bruno? Io perdilo. Amen, amen. Alleluia. Siamo nella gioia. Amen. Alleluia, siamo qua. Io sono un po' rappresato. Ce l'ho. Ma Gesù ci fortifica. Amen. Alleluia. L'arca della salvezza. Amen. La vera arca della salvezza. Believe in Jesus. Believe in Jesus. Believe in Jesus. Alleluia. The Son of God. La vera speranza. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. La verità. Ho paura di questa parola. Gesù Cristo vi vuole salvare. Amen. Gesù Cristo vi vuole perdonare. Alleluia. Credi in Gesù, uomo. Gesù è la speranza. Credi, credi. Legge la Bibbia. Alleluia. Gesù Cristo è la speranza. Amen. Amen. Credete, credete. Capitolo 24, i salvi, che dice che no, lui, no, lui, alzate le vostre teste, non so esattamente come si dice in italiano, però lo so dal rumeno, ridicați voi capetele, ridicați le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Amen. Alleluia, abbiamo bisogno, Padre, dell'unzione. Amen. Benedici questi fratelli. Fortifica questi fratelli. Amen, alleluia. Sostieni questi cari fratelli. Zorre becchia. We are one in the love of Jesus. Glory alle bere shakara. Alleluia. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Your contact. Yes, I contact. Contact. Yes, yes. God bless. You God live bless. Here in Milan? Yes. Right now, preach for us. Amen. Le fratelli ci sono fermati che pregano per noi, ci fortificano. Alleluia. Oh, alleluia.
another state of mind. Yes. But the Holy Spirit put me the calling to come to Milan. This Bible, Jesus, Son of God. You believe in Jesus for salvation of souls. Really? Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Baruch Ata. Amen. Jesus is life. Jesus is Son of God. Bruno. Amen. Ferdinand. And come to Shalom. Ferdi. Yes. Shalom. Shalom. Amen. Hallelujah. Yeshua. HaMashiach. Isa. HaMashiach. Isa. I know. It's Muhammad. You. Yes. Ah, Jesus. Good Jesus. Alhamdulillah. Isa, it's good. But God, the savior of every nation. Salvation you in Jesus. Amen. In Jesus, because only Jesus is life. Amen. Jesus sacrificed in the cross Jesus for your soul. Yes. Alleluia, pregate per questo uomo musulmano. Jesus. Alleluia, toccalo Padre. In nome di Cristo, tocca. God Almighty, God. Rabba, kuta, makatai. Jesus, alleluia. Amashia. Alleluia. Amen. Pregate anche per quella donna. Alleluia. Adonai. God bless Jesus. Oh, Rabakata. Vedete quanto bisogno, cari, nella grazia. Alleluia. Amen. Vedete quanto bisogno, fratelli. Non è in vano se seminiamo qui la parola di Dio. Amen. Amen. Non è in vano se leggiamo qui dei brani della Bibbia, del Vangelo. Non è in vano se diciamo Gesù è l'unica salvezza. Alleluia, amen. Dio ci ha fatto incontrare anche con un caro fratello dell'Inghilterra che ha pregato per noi e sentito l'unzione e la benedizione. Alleluia! Le lingue spirituali. El Kadosh. Alleluia! E il Signore ci dice, guardate quante anime, fratelli. Pregate per la gloria di Dio. Amen. Gesù Cristo è l'unica speranza. Gesù Cristo. Non cercate solo le cose terrene che periranno, è vero. Non cercate solo le cose materiali. Non cercate solo il benessere terreno di questa vita materiale. Tutto finisce. Gesù Cristo, il grande Salvatore, disse: non fatevi tesori sulla terra, non accumulate tesori sulla terra. Alleluia, perché sulla terra tutto finisce. El Kadosh. Fatevi tesori in cielo. Come possiamo fare i tesori in cielo? Mediante la fede, mediante il pentimento. Il Signore comanda tutti gli uomini e in ogni luogo il Dio comanda che gli uomini si pentano e credano nel suo Figlio Gesù Cristo, che Egli ha risuscitato dai morti. Amen. Per darci un futuro, una speranza. Ma se tu non credi nel Messia, ti perderai. Irremediabilmente ti perderai. Tristemente ti perderai. Tragicamente ti perderai. Perché dice la Scrittura che il salario del peccato è la morte. Il peccato porta alla morte. La fine del peccato, cioè la fine di una vita peccaminosa lontano da Dio. La fine del peccato, la fine di una vita peccaminosa sarà la morte. Non pensare che avrai una bella fine vivendo nel peccato. Non ti illudere che avrai una bella fine vivendo nel peccato. La fine del peccato è la morte, è il giudizio, la perdizione.
ma poi dice ancora la scrittura, alleluia, ma il dono di Dio, gloria al Signore, il dono di Dio è la vita eterna tramite Gesù Cristo nostro Salvatore. Amen. Perciò ti vogliamo dire prima di finire, non rimanere nel peccato, non continuare a vivere nel peccato, non rimanere nella tua condizione di peccato. Pentiti. Amen. Chiedi perdono al Signore dei tuoi peccati. Chiedi perdono a Cristo dei tuoi peccati. Amen. Chiedete perdono a Dio. Perché l'unico che ti può perdonare è Cristo. Non è un uomo, non è un sacerdote, non è un papa. Loro sono uomini come noi. L'unico che ci perdona è Gesù, il Nazareno, il Messia, il re dei re. Scaccia via ogni opposizione. Stiamo a predicare il Vangelo. Sgrido ogni opposizione, Padre. In nome di Cristo. Pregate, guardate come sono ribelli gli uomini. Preghiamo anche per loro, fratelli, che hanno bisogno. Voi credete nel Messia. Anche voi avete un'anima. Sì, no, ce l'ho anch'io, sono il mio Dio, sono stato da solo. Abbiamo un'anima, anche voi. La vostra uniforme non vi salverà. Il denaro non vi salverà. Nessuna religione vi salverà. Solo Cristo, ve lo dico quello. Tra poco andiamo a predicare da un'altra parte. Io avevo quasi finito. Siete arrivati nel tempo giusto. Qui ci devono lavorare. Sì, credete, leggete il Vangelo. Alleluia. Avvicinatevi, cercate dove, che la pace sia con voi. Ora andiamo a predicare in un altro luogo. Dio vi benedica. Credete nel Vangelo. Cercate il Signore. Alleluia. Amen, questo non ci ferma. Amen. Andiamo a predicare, fratello, via Torino. È un luogo molto affollato dove ci sono, da un lato della strada, un marciapiede, ci sono delle folle immense che aspettano i tram, dall'altro marciapiede altre folle immense, e in mezzo, fratelli, ci sono i falsi testimoni di Geova. Sgridiamo! Per la gloria di Dio, il Signore mi ha già guidato diverse volte andiamo, a predicare lì. Andiamo là, fratello. Amen. E tanti hanno ascoltato l'Evangelo. Amen. E noi dobbiamo andare lì, fratelli. Alleluia. Noi che conosciamo la verità, dobbiamo andare lì a predicare. Amen. Se ci sono quei falsi testimoni di Geova a predicare, buongiorno, sì, accomodatevi quanto lì. Più noi accomodatevi dobbiamo lì a predicare, dobbiamo andare a predicare. Parliamo sì, ai nostri sì. Fratelli, parliamo sì. Ai nostri fratelli. Sì, sì, sì. Va bene. Gli potete andiamo parlare a predicare tanto là. Online, potete sì, farlo sì, anche a predicare là. Al Parco Lambro. Andiamo a predicare lì in via Torino, che c'è tanto sì, grazie. Comunque, detto. Credete anche voi nel Messia. Mi sono lavato le mani, tranquillo. Alleluia! Adonai, Beishvereha! Che Dio vi benedica quello anche a voi. Un altro, e Gesù vi ama. Ma sa cosa dice la Bibbia? Gli ultimi saranno i primi. So. Quelli che lei disprezza, Gesù li salva. Io non disprezzo proprio nessuno. Anche Gesù li salva. Anche a te, Gesù ti vuole salvare. Anche tu sei un peccatore, hai bisogno della salvezza. Siamo peccatori, cioè, Gesù dice sicuramente, tutti sono peccatori, hanno bisogno della gloria di Dio. Amen. Tutti dovete salvarvi. Amen. Salvatevi. Noi siamo felicissimi. Alleluia. Cercate, cercate la verità, va bene. Amen. La verità vi farà lì. Credete. Alleluia. Credete. Pregate per quegli uomini. Amen. Alleluia! Credete nel Nazareno! Cristo è la via, la verità e la vita! Cristo è il Salvatore del mondo! Credete nel Re dei Re, leggete il Vangelo, troverete la luce! Legge la Bibbia! Cercate, troverete, dice il Signore! Chiedete, vi sarà dato, dice il Signore, avvicinatevi a Gesù. Amen. Prima che venga la fine. Alleluia. Prima che venga un giudizio. Amen. In questo mondo abbandonate le vie peccaminose, le vie malvagie, e seguite la via del Signore. Alleluia. La via santa, la via stretta. Amen, sì, pregate fratelli, c'è bisogno
che intercedete. Amen. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, gloria al Signore. Amen. Oh, alleluia, alleluia. Oh, alleluia, alleluia. Portano alla perdizione, ma Gesù Cristo è l'unica via. Avvicinatevi a Gesù, abbandonate il peccato, abbandonate le tenebre, il peccato. Amen. Pentitevi a Cristo, amen. L'unica via per essere salvati. Amen, amen. Alleluia, amen. Benedici questa carta. Alleluia. Amen. Gesù Cristo è la speranza, cari. Credete nel Vangelo. Gesù Cristo disse, cari, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non resterà nelle tenebre. Cerca Gesù. Amen. Cercatelo e vivrete. Alleluia. Cercate il regno di Dio. Cercate, leggete il Vangelo, leggi la Bibbia. Si per predicare la sua parola. Amen, alleluia. Tutti dobbiamo farlo. Amen. Alleluia. Via, un'altra via, solo via il Signore Torino. Gesù. Amen, amen. Alleluia, il Signore. Alleluia. Amen. Nostro caro fratello. In via Torino c'è tanto bisogno. Va bene, andiamo là. Del alleluia. Amen. Questo. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Credete in Gesù. Gesù è la speranza. Oh, alleluia. Il Signore è con noi. Amen, amen. Non abbiamo paura di niente. Amen. Alleluia. Amen. Jesus Christ, per Messiah. Amen. Prendo for your sins. HaMashiach Adonai. Veishberecha. Alleluia. Amen. Alleluia. Con tutti i testimoni di Giova. Oh, alleluia, alleluia. Non ti ho ribaltato. Credete nel Vangelo. Salvate la vostra anima. Salvatevi dalla perdizione. Cercate il Signore. Cercate la luce. Mentre lo si può trovare. Alleluia. Pregate fratelli, guardate qua quante anime è pieno. A me fratello, puoi diciamo quello. Fratello. Diciamo Gesù Cristo, la speranza. Amen. 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 Andiamo qui. Amen. Alleluia. Alleluia. El Kadosh. Gesù Cristo è la speranza. Gesù Cristo è l'unica salvezza. Credete nel Vangelo. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Amen. Alleluia. Non seguire le vie sbagliate. Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. Only alleluia. Jesus is life. Amen. Credete nel Vangelo, leggete la Bibbia. Legge la Bibbia, leggi il Vangelo, Gesù ti ama. Amen. Alleluia. Amen. La tua gloria. Solo lo Spirito di Dio ci guiderà. Solo Lui ci dà la forza, ci dà la guida e ci dà le persone per poter che loro vedano e sentire la parola di Dio. Sento nel bisogno, nel bisogno di fiducia, nel bisogno di tutto nessuno. Loro verranno a Lui. Credete nel Vangelo. Gesù Cristo è la speranza. Amen. 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 Siamo. Alleluia. Gesù Cristo è la speranza. Fagli vedere il cartello. Amen. Credete nel Messia. Gesù Cristo è il pane della vita. Alleluia. Che può saziare il cuore dell'uomo, il cuore degli esseri umani. Lontano da Dio, un cuore perduto. È un cuore di pietra, è un alleluia. Cuore smarrito, ma Gesù Cristo è il pane della vita. Gesù ti ama anche a te, che vuole illuminare i nostri cuori. Amen, alleluia. Gesù Cristo è la salvezza venuta dal cielo. Alleluia. Per illuminare le genti, non rimanere nel buio del peccato. Amen.
Legge la Bibbia. Non rimanere nel buio di Satana. Non rimanere nel buio dell'incredulità, della carnalità, della sensualità. Non rimanere. Non rimanere nel buio. Avvicinatevi a Cristo. Amen. Avvicinatevi al Signore. Ma dove la camera per sempre? Alleluia. Amen. Alleluia! Alleluia! Leggete la Bibbia, leggete il Vangelo. Leggete la Bibbia. Credi in Gesù, donna. Amen. Gesù ti ama. Alleluia. La Bibbia è la parola ispirata da Dio. La Bibbia è la parola ispirata dallo Spirito Santo, che ci mostra la verità, che ci insegna la verità, cerca la verità. Gesù ti ama, fratello. 10 Luca 5:31. Amen. Vuoi predicare? Va bene. Amen. Luca 5:31? Sì. Alleluia. Alleluia. Grazie. Alleluia. Pregate, fratelli. Pregate, fratelli. Guidaci, Spirito Santo. Amen. 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 El Kadosh Adonai Elohim. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Gesù Cristo disse: Amen. Non sono i sani che hanno bisogno del medico. Amen. Guardate là, fratello, pregate per i testimoni di Geova che ricevono questo messaggio. Hanno bisogno del medico. Che riconoscono che il Messia è mandato da Dio. Pregate Ma per loro. Ma i malati hanno bisogno del medico. Amen. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento giusti, ma i peccatori. Gesù Cristo parlando in un linguaggio spirituale, in una parabola. Gesù Cristo disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico. Amen. Dimmi. Credi. Questa è una chiesa evangelica nuova. Non ho capito. Questa è una chiesa evangelica nuova. Certo, noi siamo predicatori del Vangelo. Predichiamo il Vangelo in ogni luogo. Ma noi non siamo una chiesa in movimento. Sono malati. Una chiesa in movimento siamo noi. Con la malattia del peccato. Ma ce l'abbiamo nel regno di cielo. La malattia, la peggiore. Tu leggi il Vangelo. Gesù ti ama. Tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Amen. Leggi la Bibbia, che Gesù ti parlerà. Io poi, tutti abbiamo bisogno della salvezza. La chiesa cattolica non può salvare. La cattolica è una zozzeria. Preti pedofili, ladri, mascalzoni. Ma Gesù disse di tutto. Gesù disse: chi mi segue me non resterà nelle tenebre. Seguiamo il Signore. Alleluia. Dice la Bibbia: l'anima che pecca morirà. Ok, se vai in veste. Gesù Cristo ti vuole guarire dalla malattia del peccato. Amen. Amen. Alleluia. Sanare, alleluia. Amen. Gesù ti ama. Gloria. Amen. Alza il cammino. Cristo, Cristo ti ama. La gloria. Ha dato la sua vita per voi. Credi in Gesù. Amen. Credi in Gesù. Credi nel Vangelo. Il Vangelo è la guarigione di Dio. Il Vangelo è la guarigione per l'anima. Il Vangelo di Cristo è l'unica guarigione per il cuore malato, il cuore ferito, l'anima tormentata dai peccati. Cristo vuole guarirti. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto. Credi anche tu. Leggi il Vangelo. Leggi la parola. Oh, alleluia. Amen. Ascoltano anche dagli uffici, gloria a Dio. Un buon segno vuol dire che la parola arriva anche là. Alleluia. Credete nel Re dei Re, carissimi, di Milano. Leggete il Vangelo, donne. Alleluia. Gesù Cristo
è venuto dal cielo! Gesù Cristo è venuto dal cielo! Per guarire! Siamo qua nei pressi del Duomo, via Torino. Gloria al Signore, stiamo seminando il Vangelo, stiamo gettando il pane sulle acque, fratelli. Pregate che il Signore raccoglie questo pane. Alleluia! Nessuna guarigione, nessuna religione ti può pregate anche guarire. Per questo uomo per terra. Alleluia! Credi in Gesù, uomo. Gesù ti ama. Io non ho né argento né oro, ma quello che te lo do nel nome di Gesù, la salvezza della tua anima. Alleluia. Il Signore dei Signori. Non ti salva Vergine Maria, solo Cristo. Amen. Soltanto Cristo può guarire l'umanità dal peccato, può guarire il tuo cuore, ti può liberare dalla piaga mortale del peccato. Solo Cristo, nessun altro, nessuna religione, nessuna chiesa, nessuna organizzazione, nessuna filosofia, ma soltanto Gesù Cristo vivente, risorto dai morti. Gesù il Figlio di Dio è l'unico che ci guarisce quando noi amen, alleluia, amen, alleluia, believe in Jesus, quando noi possiamo trovare la pace, study Bible, study Bible, la misericordia di Dio, che nessuna study Bible, Jesus Christ love you, you study Bible, Jesus Christ love you, il re dei re, siamo lì alla croce per salvarci dall'ira di Dio che verrà sulla terra. Perché dice Gesù vi ama nella lettera ai Romani capitolo 1 verso 18. Amen. Legge la Bibbia, donna. Gesù ti ama. Credete. Questo è il messaggio per voi. La Bibbia, alleluia, parla di un giudizio che verrà sull'umanità. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. L'ira di Dio verrà su questo mondo malvagio, ribelle e corrotto, ma vi voglio dire, Cristo è il riparo. Cristo è la salvezza, amen. Cristo è la protezione, amen, che ci scampa dal giudizio che verrà. Vi ricordate la storia di Noè? Noè! Fratello, mantieni che prendi i volantini, così consegniamo Noè. Anche i volantini. Ah, ce l'hai i volantini? Amen, amen. Dammi anche a me, così li do anche io. Per tu prendi fratello stesso. Dal stesso. Diluvio! Sai, rimani così che prende volantino nel zaino. Doveva entrare nell'arca. Alleluia. Noè, per essere protetto dal giudizio, dal diluvio, Noè dovette entrare nell'arca, in quella grande barca di legno, per salvarsi dal diluvio. Così oggi noi dobbiamo entrare nella presenza di Cristo, dobbiamo avvicinarci a Cristo, amen, alleluia, dobbiamo rifugiarci in Cristo, non rimanere lontano da Cristo, perché sennò il giudizio di Dio ti colpirà, l'ira di Dio ti colpirà, il castigo di Dio ti colpirà se tu rimani lontano da Gesù, ma se tu ti avvicini a Cristo, se tu ti penti dei tuoi peccati, se tu ti ravvedi della tua malvagità,
e ti avvicini a Cristo, ti avvicini a Cristo con la fede, con l'anima, con un cuore umile, e lo preghi, lo invochi e ti avvicini a Gesù, tu sarai salvato, tu sarai liberato. Perché sei già... tu sarai al riparo se ti aggrappi a Cristo. Amen. Ascoltami bene. Alleluia, legge il Vangelo, Gesù ti ama. Nessuna religione ti può salvare. Leggete il Vangelo. Alleluia, credete nel Vangelo, cari, legge la Bibbia. Perché il Vaticano è pieno di peccati. Amen, aggrappatevi a Cristo. Il Vaticano non ti può salvare dalla perdizione. Nessuna religione come l'organizzazione lì dei testimoni di Roma, quell'organizzazione non ti può salvare. Amen. Perché è piena di bugie, di false dottrine. Alleluia. Nessuna religione ti può salvare. Il buddismo non ti può salvare. Lo yoga non ti può salvare. Amen. Solo Gesù salva. Maometto non ti può salvare. Perché era un uomo e morto. Ma l'unico che ti salva è Cristo. Amen. Oh, alleluia. Gloria a Cristo, alleluia. L'unico che ti può salvare è Cristo. L'unico che ti può illuminare è Cristo, caro. La via, la verità. Credete nel Vangelo, legge la Bibbia. Gesù ti ama, salvatevi. Alleluia, alleluia. Credete nel Vangelo. Gesù Cristo è la speranza, cari. Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia. Allora, se tu vuoi conoscere il vero Dio, se tu vuoi entrare nel regno dei cieli, tu devi conoscere Gesù Cristo. Amen. Se tu vuoi conoscere Dio, se tu, alleluia, vuoi fare la volontà del Signore, tu devi conoscere prima Gesù Cristo, devi invocare il suo nome per essere salvato, perché nessun altro vi è salvezza. Amen, guida, Padre, questo strumento. È sotto il cielo, ungi, dai, è sotto la terra, oh, per il quale noi dobbiamo tocca, essere tocca salvati. Tocca i cuori, libera i perduti, scaccia le solo tenebre. Gesù Cristo, nome di Gesù, solo il Signore può darci la vita eterna, cari. Nessuna religione, alleluia, nessun uomo ci può salvare dall'inferno, dalle fiamme eterne, perché la Bibbia ci dice che c'è l'inferno e il paradiso. Il paradiso è per i veri figli di Dio, per i veri cristiani. Amen. Per quelli che obbediscono alla parola di Dio, e l'inferno è per i peccatori, per i ribelli. Alleluia. E prima di andare all'inferno, salvatevi. Amen. Dove vuoi andare, scegli oggi. Signore, tocca i cuori. Dove vuoi portare la tua anima? All'inferno, al paradiso. Alleluia, se tu vuoi portare la tua anima nel regno dei cieli, riconosci che Gesù Cristo è il Signore e aggrappati a Lui. Cercalo e vivrai. Alleluia, perché il Signore disse: io sono la vita. Amen. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Alleluia. Oh, gloria all'Eterno. Chi mi segue me non resterà nelle tenebre. Amen. Chi mi segue me, alleluia, ha la vita eterna, ha il perdono dei peccati. Gesù Cristo questa mattina ti vuole perdonare. Alleluia. Guardate, il Signore manda dei suoi servi a predicare il Vangelo. Alleluia. Vedete che il Signore vi sta avvisando tramite questo messaggio. Believe in Jesus. Non essere un ribelle. It's the way, the truth and the life. Alleluia. Amen. Alleluia. Adonai. Amashia. Jesus is the Gesù Lord. Gesù Cristo è la salvezza. The savior of the world. Salvatevi prima che viene il giudizio di Dio. Amen. Salvatevi. Amen.
gloria a Dio, dai potenza, Padre. Mondo perduto! Da metti una voce di tromba. Salvatevi, cari. Ora diciamo con amore, perché il Signore disse e ci comanda ancora oggi: andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. E noi siamo qua, alleluia, a predicare questo Vangelo. Alleluia, siamo predicatori del Vangelo. Gloria a Cristo. E predichiamo in ogni luogo. Amen. Alleluia. Dove ci troviamo? Predichiamo di Gesù Cristo. Amen. Leggete la Bibbia. Salvatevi. Credete. Alleluia. Non indurire il tuo cuore. Se tu hai ascoltato questo messaggio, è perché il Signore vuole cambiare il tuo cuore di pietra. Il Signore vuole darti il dono della vita eterna. Alleluia. Che è in Cristo Gesù. Il benedetto in eterno. Amen. Vuoi la vita eterna? Cerca il Signore. Vuoi la salvezza della tua anima? Cerca il Signore. Legge la Bibbia. Alleluia. Leggete questo Vangelo, cari. Leggete la vera Bibbia. Alleluia. Aggrappatevi al Signore. Tocca, e non a un uomo, non a una religione, non al cosiddetto Papa, non ai preti corrotti. Alleluia, aggrappatevi al Signore. Amen. Leggete la Bibbia. Alleluia. Il vero Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Credete, giovani, anche voi. Alleluia, credete nel Vangelo. Aggrappatevi al Signore, leggete. Gesù Cristo ti vuole illuminare, chiunque tu sia. Amen. Oh, alleluia, tu peccatrice, peccatore. Salvatevi dalle fiamme eterne, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, perché verranno i giorni, dice il Signore, voi verrete a cercarmi, ma non mi troverete, e prima che passeranno i cieli e la terra, salvati oggi, non domani. Perché il domani potrà essere tardi. Accetti Gesù oggi. Amen. E non domani. Perché il domani non ti appartiene. Perché il domani potrà essere gloria, troppo tardi. Gloria, e gloria. Il domani, alleluia, potresti trovarti all'inferno. Invoca oggi Gesù, il quale dice: chiunque, amen, avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, sarà liberato. Amen. Invoca Gesù Cristo. Alleluia. Invocate il suo nome per essere liberato. Milano, pentiti. Amen. Alleluia, milanese, alleluia, pentitevi. Perché il giudizio di Dio è vicino. Il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi e convertitevi al Vangelo. Amen. Amen. Leggete la Bibbia. Leggi. Leggi il Vangelo. Alleluia, Gesù ti ama, uomo. Alleluia. Credete, cari, Gesù Cristo è venuto per i malati. Amen. Gesù è venuto a salvare i peccatori, le peccatrici. Gesù è venuto a salvare te che sei un peccatore. Gesù Cristo è venuto affinché abbiano la vita in abbondanza. Alleluia. Gesù Cristo è venuto per liberare i prigionieri. Gloria Gesù a Cristo. Cristo è venuto per liberare tu che sei oppresso. Alleluia, Gesù Cristo è venuto affinché abbiano la vita in abbondanza. C'è scritto nella sua parola: lui è il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Non essere una pecora perduta, sii una pecora di Gesù Cristo. Amen. Non essere una pecora nera. Gloria a Cristo. Non essere una pecora persa. Gloria. Alleluia. Cerca il Signore. Cercatelo adesso. Perché, alleluia, stiamo predicando questo messaggio. È il Signore che ci ha mandato. Non è un caso che ci troviamo qua, cari, ma perché il Signore l'ha voluto. Illumina. E che tu ascoltassi questo Vangelo. Alleluia. Alleluia. Credete nel Messia. Prima che i cieli e la terra passeranno. Cercate e troverete. Amen. Bussate, vi sarà aperto. Amen, amen. Chiedete, vi sarà dato. C'è bisogno, guardate.